Vediamo un po', sei sicuro? Allora, metti qua le luci. Lui non ha dolore, è solamente aveva una debolezza del sottoscapolare. Allora, cerca di staccare. Ah, non si stacca. Ok, lascia, poi glielo stacco io. Tieni. Ok, vediamo l'altro, confrontiamo. Questo non è che va tanto meglio, però un pochino forse lo stacco qua. Ok? Quindi mettiamolo qua. Ok, questo qua va meglio. Allora, ragionando, lui non ha dolore, solamente questa debolezza. Quali tender poi andresti a controllare? Sottoscapolare, sì. E poi quello del... Gli antagonisti. Sì, esatto. Quindi gli extra, il sottospinoso, il piccolo rotondo. Sì, principalmente qualche abduttore, ma lui la difficoltà ce l'ha nel tenere la rotazione interna, se lui non tiene la rotazione interna, quindi andrei a vedere questi muscoli. Ok, quindi magari adesso, visto che ci sono il piccolo rotondo, non c'è, però dopo glielo controlliamo, vediamo se è quello che gli dà questa debolezza. Adesso vi faccio vedere i primi punti e poi dopo ce lo trattiamo. Va bene, questi punti che abbiamo visto. Allora, adesso mettiti disteso. Sì. Allora, dobbiamo completare la parte anteriore. Quindi, o sul POS o LTS2, quindi o qui abbiamo il nostro stato della libertà. Allora. Quando fate il trattamento della statua di libertà, il posizionamento deve essere questo e non al contrario con le braccia, perché dovete dare sostegno al suo braccio sul vostro. Poi ci vediamo anche il suo piccolo rotondo. Sì. Le gambe di là. È migliorato, però c'è ancora qualcosina, meglio che la facciamo. Tecnica della statua della libertà. Qualche a volte quando faccio il trattamento inverto perché mi si spegne meglio con quello che con questo. Ok, ma dopo vi faccio vedere il sottoscapolare. Allora, alzati un attimo. Vediamo sottoscapolare. Girati lo specchio. Aspetta. Pensavo che stessi al mio studio. Segni di cedimento. Va, metti la mano dentro. Stacca la mano. L'ho pagato, l'ho pagato. Erano anni che non facevo questo. Bravo. Hai visto? Ma scherzando, erano anni che non riuscivo a farlo. Dopo di pago.